Tragico l'esito di un duplice investimento questa mattina intorno alle 7 a Torre Vecchia Teatina in via Roma. Un morto e un ferito. La vittima si chiamava Andrea Covella, 35 anni, ed era un dipendente della ditta Mantini che si occupa della raccolta dei rifiuti. Questa mattina il mezzo su cui viaggiava un piccolo compattatore è stato tamponato da una Volkswagen Polo. I due sono scesi dai rispettivi mezzi per la constatazione del danno, quando ad un tratto è sopraggiunta ad alta velocità una Fiat Multipla condotta da un altro uomo, sempre di Torre Vecchia Teatina, che le ha investiti entrambi. Covella è deceduto all'istante, sbalzato contro il piccolo compattatore, mentre l'altra persona investita, un 68enne, è in prognosi riservata all'ospedale di Pescara, dopo essere stato ricoverato in un primo momento in quello di Chieti. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Chieti.